Scopri la nuova linea di trattamento Dermolab in tutti i nostri negozi Tigotà. Le 20.05, benvenuti a una nuova puntata di Padova Gol, è la prima del 2012, siamo nuovamente tornati dopo la pausa natalizia, 20 giorni di stop e dopodiché eccoci qua nuovamente per commentare di nuovo assieme a voi quello che sta succedendo nel corso del nuovo anno, con la prima giornata, l'ultima del girone di andata, la prima del 2012 che ha portato verdetti importanti. È un grande momento per il calcio veneto, per quattro squadre ci sono stati la bellezza di 10 punti, 3 per Verona, Cittadella e Padova, 1 per il Vicenza, ma insomma finalmente sembra tornata l'età dell'oro anche per la nostra regione. Andiamo subito a parlare con i nostri ospiti che vado a presentare questa sera. Un saluto a Dejan Lazarevic, buonasera Dejan. Buonasera. Grazie di essere intervenuto, e a fianco a lui ringrazio personalmente anche per il suo intervento Francesco Scardina, buonasera Francesco. Buonasera. Momento particolarmente felice, la settimana giusta per tutti e due, perché Dejan, tu hai segnato il primo gol stagionale con la maglia del Padova e tu Francesco sei tornato in campo a pieno regime dopo un grande infortunio. Cominciamo con un flash mentre scorrono i risultati della giornata in sovraimpressione. Dejan, un gol atteso tanto tempo, poi c'è qualcosa che di solito scatta in un giocatore, magari un po' di fortuna anche quella deviazione, poi si spera che la strada adesso sia in discesa. Sì, questo gol aspettavo da tanto tempo. Niente, sono contento che abbiamo vinto contro l'Ascoli. 2012 abbiamo iniziato molto bene e speriamo di continuare così. Francesco, invece un flash anche da te, tu hai vissuto un vero e proprio calvario per quanto riguarda la tua situazione personale, con un infortunio che ti ha tormentato per mesi, c'erano i comunicati settimanali in cui ogni volta si leggeva lavoro differenziato per Scardina e poi a fine settimana spesso e volentieri il tuo nome usciva dalla lista dei convocati, fino a quando hai detto stop e alla fine forse adesso rivedi la luce finalmente dopo tanto tempo. Il 2011 penso sia stato il peggiore dal punto di vista professionale quando gioco a calcio. Ho avuto un problema dietro l'altro, iniziando col ginocchio a metà gennaio contro il Toro, da lì fin quando non mi sono operato, poi a fine aprile tutta la riabilitazione in estate, poi ho iniziato pian piano a allenarmi con la squadra e di nuovo un altro problema al bicipite femorale quando sembrava essermi ripreso, e adesso speriamo che tutto sia scongiurato, arriva il nuovo anno. Dejan, invece per quanto ti riguarda, rivedendo l'immagine del gol di Ascoli, sei parso quasi sorpreso perché non ti aspettavi che la palla entrasse, ha preso un effetto stranissimo e è stata accompagnata quasi dal destino in gol, e in quel momento io ho detto anche, ho scritto successivamente, può cambiare il campionato del Padova, non soltanto una partita, perché venivate da 3 settimane particolarmente difficili con tutte le voci sul calcio scommesse, con quello che è stata la vicenda del Torino. Per l'allenatore, ma anche per voi, non deve essere stato facile. Quando poi però arriva un segnale del genere, forse un giocatore scatta dentro qualcosa. Sì, volevo crociare sul palo lungo, però poi alla fine, visto che la palla è stata deviata, è andato sul primo palo e non me l'aspettavo che entrasse. E sono stato molto contento. Quanto riguarda delle scommesse, penso che siamo stati tutti molto tranquilli, anche quei 3 giocatori che sono stati coinvolti. Penso che noi non ci siamo preoccupati di questa cosa, noi ci siamo preparati tanto sull'Ascoli e siamo andati là per vincere, abbiamo anche fatto. Senti, per quanto riguarda il tuo rendimento fino a questo momento, io ricordo in particolar modo una partita in cui ti ho visto veramente bene, è stata Padova-Vicenza, in cui non eri nemmeno titolare, sei entrato e hai dato la palla decisiva a Caccia. Alla fine quello che viene fatto notare anche da dal canto è che ti manca un po' di concretezza, però insomma quanto a spunto nei primi metri, insomma tu spesso e volentieri salti l'uomo. Come giudichi fino a questo momento il tuo campionato? No, giudico, penso che ho fatto abbastanza bene, sono contento e niente, anche è vero questa cosa, devo migliorare sotto porta e niente, io sto tranquillo, cerco di allenarmi sempre al massimo, di dare sempre al massimo, poi i gol secondo me prima o poi arriveranno, adesso è arrivato il primo e io spero che farò ancora tanti gol.
Francesco, invece tu hai vissuto una prima parte di carriera assolutamente promettente perché hai fatto tutto il settore giovanile della Juventus, poi come dicevo anche a Dejan ci sono dei momenti in cui una carriera prende un senso o l'altro e ci sono delle partite in cui magari ti cambiano veramente tutto il senso, non dico soltanto di quella stagione, però effettivamente sembra che qualche volta, insomma, a ripensarci ci siano dei momenti particolari nella carriera di un giocatore. Sì, quello sì, ma anche le scelte che fai durante la tua carriera, perché magari sei a scadenza o ti vogliono più di una squadra, dici se fossi andato lì in un'altra squadra, sono tutte scelte che fai, poi col senno del poi è sempre facile dire fossi andato, avessi fatto. Ora siamo qua, la carriera mi ha portato qua a questo momento e devo vivere questo momento qua. Ti faccio salutare Dejan, quello che è stato anche il tuo direttore sportivo. Buonasera Stefano Capozzucca. Buonasera Stefano. Buonasera a voi. Le faccio salutare Dejan Lazarevic che è qui ospite con noi, visto che considerate l'occasione, il primo gol segnato, insomma ho pensato di fare questa sorpresa qui. Sono contento di salutarlo e felice per lui per il gol. Dejan, vuoi salutare? Sì, buonasera, come va? Buonasera. Bene, bene, sì, bene non tanto, dopo i tre gol di ieri, quindi non è che ci va bene. Insomma una giornata per il Genoa non molto positiva ieri con il 3-0 a Cagliari, insomma oltre le peggiori aspettative, direttore. Beh, sicuramente non pensavamo di fare una gara del genere, le aspettative erano diverse, però purtroppo il campo ci ha dato un risultato diverso da quello che noi auspicavamo e quindi dobbiamo accettare il risultato del campo e soprattutto riflettere sulla brutta prestazione che abbiamo fatto. Senta direttore, qui a Padova ci sono tanti giocatori di vostra proprietà o comunque insomma che avete preso assieme al Padova, oltre alla Zarvic c'è Jelenic, c'è Perin, c'è Lenius, insomma a conferma di un rapporto molto solido Padova-Genoa sotto questo profilo. Beh, sicuramente fra Padova e Genoa c'è un rapporto importante, i due presidenti sono molto legati, il dottor Cestara Preziosi, e nonché fra il direttore del Padova, Rino Foschi, che è un grande amico, fraterno e sottoscritto. C'è rapporto e quindi c'è possibilità di scambiarsi questi giocatori e noi effettivamente siamo felici di essere a fianco del Padova e tifiamo Padova affinché possa raggiungere l'obiettivo della Serie A, perché appunto avendo dei giocatori e poi soprattutto una dirigenza amica, speriamo che c'entri l'obiettivo. Senta direttore, prima di salutarla le volevo chiedere che fine faranno secondo lei Jelenic e Alenius, che per diversi motivi hanno avuto poco spazio in questa prima parte di stagione, se avete concordato qualcosa con il Padova in questo senso. Guardi, per quanto riguarda Jelenic ne parleremo io e Foschi, vediamo, poco spazio, però il Padova ha giocatori importanti, quindi questo è anche plausibile. Per quanto riguarda Alenius, sono molto stupito di alcune affermazioni che ha fatto il giocatore nei riguardi del Padova Calcio e di questo mi rammarico, perché se c'è una società che si comporta bene nell'ambito calcistico e soprattutto cura bene i ragazzi, questo è il Padova Calcio. Non lo dico per ruffianeria perché sono adesso in diretta, abbiamo avuto la testimonianza l'anno scorso del Faraone che è stato accudito con grande cura da Padova e di questo ne siamo ancora grati, ci ha restituito un giocatore pronto per la Serie A, addirittura poi è andato al Milan, quindi queste lamentele di Elenius non erano giuste e soprattutto non sono meritate per quanto riguarda la società calcio Padova, quindi di comune accordo con Padova prenderemo i giusti provvedimenti perché Elenius probabilmente non si è reso conto di dove gioca, perché Padova non è una società piccola, è una città importante, quindi se rivendica spazi più importanti è giusto che si cerchi una piazza a lui più importante, ma se la vada a cercare, che Padova non merita Alenius. L'ultima cosa poi la saluto, c'è qualche altro affare che bolle in pentola per questo gennaio fra Padova e Genoa? Ma poi posso venire fuori al momento, quindi visto i buoni rapporti si può sempre fare. D'accordo, la ringrazio direttore, arrivederci, grazie dell'intervento. Insomma il direttore sportivo che assieme a Preziosi ti ha portato in Italia alla fine, perché poi ti ha spostato a Torino, ti ha fatto crescere, ti ha spostato a Torino, insomma il Genoa è una società che controlla tanti giocatori. Secondo te Jelenic che fine farà, visto che è un tuo amico oltre che compagno di squadra e di nazionale? Non lo so, secondo me Jelenic rimanerà con noi,
rimanere qua a Padova. Lo sappiamo tutti che lui è un gran giocatore, che gli dà, prima o poi il mister gli darà sicura opportunità se resta con noi. Francesco, invece, scorrendo la classifica si nota che il Cittadella, pur in una posizione ancora, possiamo chiamarla così, limbo, io ho fatto notare una cosa: nell'anno in cui poi arrivarono i play-off, iniziò un po' così, in sordina, con qualche risultato positivo, prima qualche alternanza di risultato e poi un filotto di risultati utili, anche perché da voi pressione non ce n'è, non ci si aspetta nulla se non la salvezza. La mia impressione è che rispetto agli altri anni, tu che insomma conosci già questo ambiente, si sia creato qualcosa di importante, perché è stato fatto un grosso rinnovamento, però insomma le mosse sono state quasi tutte azzeccate, e quando anche per un direttore sportivo bravissimo come Marchetti, che ovviamente non può avere il dell'infallibilità come nessuno ce l'ha, però insomma ha azzeccato parecchie mosse e i risultati sul campo lo stanno confermando. Ma sì, ma lui, questa è una delle grosse qualità del direttore: lui all'inizio fa le sue scelte e col tempo gli hanno sempre dato ragione. C'era un po' di scetticismo anche quest'anno sul grande rinnovamento che c'è stato all'interno della società, però per ora ha ragione lui. Noi in campo dobbiamo confermare tutta la fiducia che ci ha dato lui per raggiungere prima di tutto la salvezza, che è quello che è nel DNA della società. Anche in questi giorni, anche ho sentito, siamo a 3 punti dai playoff e tutto questo. 2 anni fa, quando abbiamo fatto i playoff, abbiamo girato agli stessi punti. Ovviamente sì, però il primo obiettivo si sa è la salvezza. Poi quanto prima raggiungessimo i 50 punti necessari, l'obiettivo si può sempre modificare. Tutto quello che viene in più è ben accetto. Credo dovremmo avere forse un nuovo collegamento telefonico. Chiedo conferma alla regia. Calleri? Buonasera, chiedo conferma del collegamento telefonico. Ah, eccolo qua. Emanuele Gerboni, buonasera, collega di Primo Canale Sport Genova. Buonasera Emanuele. Ciao Dimitri, un saluto a tutti. Buonasera. Buonasera. Con te per parlare di quello che è successo oggi a Genova con la Sampdoria, perché sta vivendo un clima che definire pesante, forse addirittura poco. Sì, assolutamente, purtroppo è un film già visto già l'anno scorso, da gennaio, quando la Samp poi aveva incominciato ad avere problemi in classifica. Spesso e volentieri avevamo assistito a scene di questo tipo, o meglio, con situazioni magari diverse, non c'erano state sicuramente le tensioni di oggi, ma con campo blindato, camionette della polizia, presenza di forze dell'ordine. Oggi la situazione è degenerata quando poi la squadra è uscita, domani partirà proprio per il ritiro in Veneto, si allenerà sul lago di Garda, precisamente poi nel quartier generale di Veronello. Poi quando è uscito è salita la tensione, giocatori che sono stati fatti uscire grazie anche al cordone della polizia per fargli raggiungere il pullman, e nel mirino soprattutto Bentivoglio e Piovaccari, che io non ero presente, colleghi mi hanno raccontato anche, soprattutto Bentivoglio, che è stato colpito anche da uno sputo di un tifoso. Quindi è una situazione, come potete immaginare, di grandissima difficoltà. Domani questa partenza per cercare un po' di calma, come detto, lontano da Genova. Tu segui con attenzione, Emanuele, le vicende sia della Samp che del Genoa. Io ho letto, se non ricordo male, sulla stampa, correggimi se sbaglio, un tuo articolo su Omar Milanetto, a proposito proprio di quello che è successo nelle settimane scorse e che, del fatto che il suo nome sia stato tirato in ballo da Gervasoni per terza persona, per sentito dire nell'inchiesta l'Asbet sul calcio scommesse a proposito di Lazio-Genoa dello scorso anno. Sì, non mi prendo le firme di altri, non ero io a aver scritto quel pezzo, però è chiaro che sicuramente la vicenda di Milanetto ha avuto ripercussioni anche a Genova, perché evidentemente poi è un giocatore che ha segnato il passato più recente della squadra rossoblu, accompagnando quella che era stata poi tutta l'era di Gasperini. Quindi sicuramente anche la vicenda, quando è uscita la notizia da parte del coinvolgimento, presunto coinvolgimento di Cervasoni, ho fatto proprio il nome di Milanetto nell'interrogatorio,
vicenda è stata seguita anche a Genova, adesso la situazione sicuramente è passata in secondo piano, anche perché la situazione della Sampdoria, in subordine anche quella del Genoa, che comunque è reduce da una sconfitta sicuramente pesante, ha preso le prime pagine un po' dei quotidiani qui genovesi. Certo. Senti, per chiudere, prima di salutarti, abbiamo qui in studio con noi Lazarević e Scardina, ospiti della nostra trasmissione, che Sampdoria va a affrontare il Padova, nel senso è una Sampdoria in cui c'è area di rivoluzione anche sul mercato, il DS Sensibile ha già operato due cambi importanti con l'arrivo di Juan Antonio Berardi, si parla di altri arrivi ed R, di qualcos'altro anche che bolle in pentola, non è facile rivoluzionare un organico a gennaio in queste condizioni, Emanuele. No, sicuramente, tra l'altro non ho gli aggiornamenti degli ultimissimi minuti, ma fino a un paio d'ore fa la trattativa per Eder non era ancora sbloccata, perché comunque il Cesena si trova nella condizione di aver bisogno di Eder anche per la settimana prossima. Affrontano la gara con il Novara con un solo attaccante, Bogdani, ma Longa si è fatto male, e l'obiettivo del Cesena era quello di fare uno scambio con Pozzi, ma Pozzi non era, aveva detto in un primo momento di no, adesso si cercava di tornare all'assalto. Una Samp che sta andando a cambiare volto sul mercato, sulle indicazioni del tecnico Iacchini, però come potete immaginare una Samp francamente scioccata da tutto quello che è successo, da questa involuzione. In redazione l'altro giorno abbiamo fatto un servizio, una Samp che un anno e mezzo fa era quarta in Italia, adesso si trova al posto numero 31, e come ha detto anche il DS Sensibile in conferenza stampa dopo la partita con il Varese, non si riesce a capire le motivazioni di questa involuzione, e soprattutto non si riesce a capire quella che può essere la causa per risolvere. È stato cambiato l'allenatore, sono stati cambiati i giocatori, adesso questo ritiro per portare un po' di tranquillità. E chiaro è che la Samp ora come ora si deve guardare alle spalle e non pensare più alla zona playoff. Sono ancora vicini, 5 punti, però evidentemente sulla carta è una partita che potrebbe essere anche semplice per il Padova, una Samp che probabilmente proprio con il Padova aveva fatto la sua migliore gara quest'anno, però sicuramente bisognerà in questi giorni capire anche come lavorerà lo stesso Iacchini sulla testa dei giocatori, perché le qualità ci sono, il livello tecnico è sicuramente elevato, pari probabilmente a quello del Padova, però sicuramente nella testa dei giocatori non è ancora scattato qualcosa e deve succedere in fretta, altrimenti si può anche rischiare. Grazie Emanuele, a presto, alla prossima occasione. Buon lavoro. Dejan, tu hai vissuto situazioni particolarmente difficili dal punto di vista ambientale anche lo scorso anno a Torino, per esempio hai vissuto a parti invertite quando ancora vestivi di granata Torino-Padova, partita decisiva per entrare ai playoff, quindi anche tu sai perfettamente cosa significhi vivere situazioni particolari, però mi sembra di poter dire, guardando un po' quello che succede ovunque, che insomma comincia a diventare la regola e non l'eccezione il fatto insomma di essere sempre in mezzo alla tempesta. Sì, ma è una cosa secondo me normale, che quando la squadra non, cioè, come non gioca come dovrebbe giocare, è ovvio che i tifosi non sono contenti, però fa parte del calcio secondo me. Senti, quest'estate prima di abbracciare il progetto Padova ci hai pensato un po', perché hai voluto riflettere bene su questa scelta, c'era la possibilità anche magari di ritornare al Torino dove tu eri stato bene, e poi c'è stato anche l'interessamento in extremis del Wolfsburg, che era un'altra società interessata. Cosa ti ha portato alla fine a scegliere il Padova? Ma io ho scelto Padova perché pensavo di restare ancora un altro anno in B, perché devo ancora crescere tanto, e alla fine ho deciso con il mio procuratore che è forse meglio che faccia un altro anno di Serie B. Allora abbiamo deciso di venire in Padova e sono molto contento di questa scelta e spero di fare ancora tante cose in quel Padova quest'anno. Senti, qualche settimana fa fra le varie voci, ce ne sono mille, insomma, si era anche ipotizzato un tuo possibile addio. Hai mai pensato di lasciare Padova nel momento magari di maggiore difficoltà, oppure hai voluto sempre comunque cercare di lottare ancora di più, insomma, per migliorare, per far tua questa piazza, anche questa esperienza? Sì, io non ho pensato di andare via, perché voglio dare ancora tanto a Padova. Niente, io spero che faremo grande campionato, ci sono ancora tante partite da giocare, speriamo bene. Francesco, invece, per quanto riguarda il Cittadella, volevo domandarti, spesso e volentieri viene considerata una piazza sui generis perché si riesce molto spesso a trovare, a rigenerarsi, giocatori che magari sono in cerca di rilancio, oppure giocatori insomma che trovano la consacrazione poi per il salto di qualità. Tu
quando hai fatto la scelta di andare a Cittadella, che cosa ti ha convinto a venire a vestire di granata? Io avevo parlato con dei miei ex compagni come Pesoli, Iori, con cui ho militato, e anche Junco, me ne hanno parlati tutti benissimo. Quindi alla fine la piazza è quella giusta per far bene, non è che a Cittadella ci sia la bacchetta magica, che chiunque arriva, è che ci sono le condizioni ideali per un calciatore per fare bene, poi ovviamente ci vuole l'applicazione e metterci del proprio, però tutte le condizioni ti portano a fare bene. Tu conosci molto bene, l'hai citato poco fa, Emanuele Pesoli, hai sentito che c'è la possibilità che torni da queste parti? Sì, sì, Padova... l'ho sentito. Che cosa, non so, l'hai sentito tu? No, io non l'ho sentito, però da quello che sento ovviamente, trovando poco spazio a Siena, arriverebbe in una piazza importantissima come quella di Padova, dove si va a giocare un gran campionato per avere la possibilità di salire nuovamente in A. Secondo gli addetti ai lavori, o comunque la maggior parte di essi, insomma, Pesoli è uno dei difensori più diciamo adatti a questa categoria, in grado di fare anche la differenza. Tu che l'hai conosciuto, insomma, secondo te potrebbe veramente fare il caso del Padova? Io ci ho giocato insieme a Vicenza, quindi ti parlo ancora di 6-7 anni fa, era un altro tipo di giocatore. Negli anni ha acquisito consapevolezza ed esperienza, poi ha le doti tecniche e atletiche per fare bene, quindi secondo me potrebbe integrarsi benissimo nel progetto del Padova. Senti, per quanto riguarda invece Foscarini, tu che l'hai conosciuto insomma in questi 2 anni, qual è secondo te la qualità migliore che ha? Perché almeno in una piazza del genere veramente ha fatto quasi miracoli, se possiamo definirli così. Ma lui, come tutti i giocatori, ha la possibilità, perché sa che tanto non è messo in discussione, perché la società ha sempre puntato su di lui, quindi lui è libero con la testa, ha le sue idee giuste e ha sempre fatto bene, cioè il campo gli ha sempre dato ragione, le idee sono giuste. È una persona che sa anche parlare con i giocatori e far da tramite tra la società e i giocatori, quindi... Bene, ci fermiamo un attimo di pausa, poi torniamo per la seconda parte di Padova Gol con Francesco Scardina e Dejan Lazarević. Siamo tornati per la seconda parte di Padova Gol, siamo in compagnia di Dejan Lazarević e Francesco Scardina, abbiamo parlato di diversi argomenti. Dejan, siete 8 attaccanti in questo momento in rosa, tra esterni e centrali. Com'è per un giocatore sapere non solo di non avere il posto assicurato, ma addirittura in alcuni casi addirittura di poter finire in tribuna? Perché quando sarete tutti, non c'è mai stata questa situazione finora, insomma, sarà anche per l'allenatore il momento di fare scelte davvero dolorose. Ovviamente non è, sicuramente non è facile, però secondo me non è una cosa male, secondo me, perché secondo me ti devi allenare ancora di più, devi dimostrare sul campo che puoi giocare. È sempre bene che hai tanti giocatori a disposizione. È passato un intero girone da quando sei arrivato a Padova, quindi un sufficiente numero di partite anche per fare un bilancio. Volevo chiederti, guardandoti indietro, qual è secondo te la partita migliore che hai fatto fino a questo momento da quando sei a Padova? Secondo me contro l'Empoli. Contro l'Empoli, insomma, una partita in cui tutta la squadra ha girato veramente molto bene. Se invece, Francesco, ti riguardi indietro, c'è una partita che metteresti al primo posto nel tuo personale museo delle sette bellezze? Vabbè, quella col Piacenza l'anno scorso in cui ho fatto gol, penso quella là. Quella, insomma, è quella che rimane la tua migliore cosa. Per essere cresciuto nel settore giovanile della Juventus, qual è la forza di questa società che tu hai potuto magari percepire, insomma, fin dai primi passi che muove un calciatore, insomma, quando è giovane? La Juventus? Sì.
Beh, ovviamente l'organizzazione e il nome che si porta dietro, lo stile Juve è indubbiamente un'arma in più, e idee chiare sotto qualsiasi categoria, hanno un progetto che da quando hai 5 anni alle soglie della prima squadra hanno un progetto ben definito che penso, e poi hanno dietro dei soldi per poterlo fare, che è una cosa che manca solitamente alle società per poter tirare su un vivaio. Quindi idea, disponibilità economica e persone capaci di poterlo fare. Buonasera all'allenatore del Verona, Andrea Mandorlini. Ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti. Grazie del tuo intervento, siamo con Lazzarevic e Scardina. Stavamo celebrando in qualche modo il grande momento del calcio veneto in Serie B. Andrea, voi siete secondi in classifica, il Padova è appena lì a ruota, Cittadella a 3 punti dai playoff, anche il Vicenza si è ripreso. Insomma, dopo tanti anni di difficoltà, insomma, sembra arrivato un po' un momento finalmente, insomma, di godersi anche qualche successo personale. Beh, insomma, diciamo che era ora. Speriamo che questo duri nel tempo, quindi noi siamo contenti, come credo che lo siano Paolo, Vicenza, tutte le persone del nord-est. Bisogna soltanto far durare questo momento, dipende da tante situazioni, quindi dall'aspetto tecnico, dall'aspetto societario, dall'aspetto ambientale. Quindi in questo momento si vede che tutti questi aspetti che ho detto vanno di comune accordo, e quindi è bene che sia così, ecco. Senti Andrea, per quanto riguarda il cammino del Verona, voi avete adesso alle porte una partita storica, perché insomma andate a giocarvi un appuntamento di Coppa Italia contro la Lazio a Roma, e allo stesso tempo un cammino che vi vede veramente lanciatissimi a un solo punto dalla vetta. Io ti chiedo, all'inizio dell'anno ovviamente nemmeno tu avresti potuto immaginare una simile cavalcata arrivati fino a questo punto. Ma che forse nessuno se l'aspettava, anche se credo che chi fa questo mestiere, tra virgolette, questo sport, pensa sempre, insomma, di arrivare, di vincere, di giocare per di qualcosa di importante. Ci aspetta una partita importante domani sera, soprattutto un seguito incredibile, perché non saranno più di 2000 veronesi che verranno a Roma domani, quindi questo è l'entusiasmo che c'è in città, in piazza, quindi quello che diciamo un po' più all'inizio, speriamo di farlo durare nel tempo, quindi attraverso i risultati, attraverso tante cose, però sicuramente dopo tanti anni, insomma, andiamo a giocare in uno stadio importante e speriamo, insomma, di fare una buona figura, ecco. Sono trascorse, Andrea, 21 giornate. Volevo chiederti un bilancio complessivo su quello che ha proposto il campionato di Serie B, e qual è la squadra che ti ha impressionato di più e che temi di più nella corsa alla promozione? Ma è sempre difficile parlare degli altri. In generale il campionato di Serie B è sempre un campionato molto equilibrato, molto difficile, non c'è mai una partita facile, anche se giochi con squadre che magari in questo momento non sono o navigano in brutte situazioni, però sono partite difficili, ambientali. Forse la squadra che mi ha sorpreso positivamente non credo di Pescara, insomma, Pescara è la squadra che fa tanti, un gioco offensivo importante, quindi credo che sulla bocca di tutti, quindi il Pescara, che credo che, insomma, il Torino abbia qualcosa in più di tutte, e forse, insomma, la nostra negativa, se vogliamo dire anche quello, forse la Sampdoria che non riesce a cambiare rotta, però insomma ci sono gli anni così. Tra l'altro Pescara, che sarà il vostro prossimo avversario lunedì prossimo, 16 gennaio, nel posticipo. Invece siamo quasi alle porte, Andrea, anche per il derby di ritorno col Padova, perché non manca ormai tanto, insomma, quella